Mario Monti è da pochi giorni il nuovo presidente del Consiglio. Stampa e televisioni lo indicano come il salvatore di una nazione sull'orlo del collasso. Ma è davvero tutto qui? Oppure c'è qualcosa dietro questo personaggio? Monti entra per la prima volta in Senato l'11 novembre 2011. Una data bizzarra, composta solamente dal numero 11 ripetuto 3 volte. E sommando i 3 numeri otteniamo 33, come gli anni di Cristo, ma non solo. 33 corrisponde anche al grado più elevato all'interno della loggia massonica. Non vuol dire nulla, certo. L'11 però è un numero legato indissolubilmente a quest'uomo. L'11ª lettera dell'alfabeto è la M. M è l'iniziale di Mario e di Monti, ma non solo. 11 moltiplicato per 11 fa 121, un numero palindromo che sale e poi scende. 1, 2, 1. Allo stesso modo, moltiplicando 2 volte 11 per 2 volte 11, ecco un altro numero palindromo e un'altra salita legata ad una discesa. Sarà un caso che nascondano dei monti. Come un caso che lo spread BTP italiani contro i bund tedeschi richiami monti Österbeck, che in queste immagini scattate nel 72 offrono riparo all'hotel Bilderberg. Il gruppo Bilderberg è una riunione annuale degli uomini più influenti in campo economico e bancario, accusati da alcuni di costruire una grande cospirazione, un nuovo ordine mondiale, per favorire banche, multinazionali e i grandi potentati globali. Uno dei membri del consiglio direttivo della potente Bilderberg è proprio Mario Monti. Ancora coincidenze? La risposta forse è nascosta nella sua lunga carriera. Mario Monti ha avuto ruoli di spicco in Coca-Cola, Goldman Sachs, Bocconi, Yale ed è stato presidente di un'influente lobby belga, la Bruegel. Peter Bruegel era un pittore fiammingo, celebre per questo quadro che raffigura i comportamenti più temibili del genere umano. Al centro, un uomo che accende una candela al diavolo, rappresenta chi chiede aiuto ai propri nemici. Un'altra donna è impegnata a mettere la barba a Gesù, significa che crede di farla franca. Ma guardate cosa succede più in alto. Un uomo con un mantello rosso sta buttando dei soldi in acqua, ovvero rappresenta chi sperpera denaro. E quest'uomo assomiglia in modo preoccupante a Mario Monti. Sono solo coincidenze? Ma soprattutto, sarà un bene o sarà un Mario?